Salve a tutti e benvenuti su Corsi Digitali, il canale che realizza tutorial e tutti quei software che riguardano la grafica in generale. Allora, oggi iniziamo la modellazione 3D di un volto, quindi di una testa in 3D. La prima cosa che dobbiamo fare, questo sarà un tutorial abbastanza lungo, quindi vorrei partire per gradi. La prima cosa che dobbiamo fare è innanzitutto avere un riferimento comunque che useremo in Maya. Che useremo come sfondo, comunque che ci dia una linea guida di quello che dovremo andare a modellare. Quindi stavo pensando di modellare la faccia di Tom Cruise, ad esempio, e quindi ci servirà un'immagine di faccia, tipo questa. Potrebbe andare bene. Vediamo se ce n'è una ancora più dritta, proprio faccia a faccia, proprio così. Questa è buona, vediamo un po'. Allora, che sia anche comunque con un'espressione naturale sarebbe meglio. Io vedo un po' cosa c'è. Allora, tipo questa va bene. Quindi la salviamo, io la sto salvando sul desktop, creiamo una nuova cartella, quindi la chiamo riferimenti e salviamo questa immagine. Poi mi serve un'altra di profilo, quindi profilo. Questa va bene, questa anche. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro. Però penso che questa troppo sorridente, magari. Io cerco di trovare sempre immagini comunque diciamo naturali, va? Con un... Ok, direi che questa potrebbe andare bene. Perfetto, e poi un altro, vabbè, in prospettiva, giusto per vedere più o meno le forme. Più o meno questa qua potrebbe andare bene. Perfetto, quello che dobbiamo fare adesso è importare queste immagini in Photoshop. E ma è Tom Cruise questo? Importare queste immagini in Photoshop e dobbiamo ridimensionarle in modo che abbiamo due riferimenti fatti bene. Quindi apriamo Photoshop. Giriamo questo. Benissimo, quello che dobbiamo fare, apriamo un nuovo file, non lo so, facciamo A4. 72 come risoluzione. Ok, e andiamo ad importare le nostre immagini. Allora, abbiamo detto sul desktop. Sì, magari. Ecco, riferimenti. Quindi apriamo queste due immagini qui. Ok, allora portiamo la prima. Portiamo qui e poi importiamo anche il profilo, lo mettiamo di fianco qua. Ok, ridimensioniamo il tutto, Ctrl T, scaliamo l'immagine, non scaliamola troppo perché... Ok, adesso quello che dobbiamo fare è... Allora, questa la addrizziamo un po'. In modo da avere più o meno la testa dritta. Ecco così. Quello che dobbiamo fare è, guardate qui di lato, c'è questa sezione qui del righello. Se non la vedete dovete premere Ctrl R. Quindi Ctrl R e esce il righello. E ci sono, se noi clicchiamo
sul righello, tenendo premuto possiamo trascinare, guardate, queste linee azzurre. E quindi trascineremo una all'altezza degli occhi, una alla base qui del naso, una per la bocca e poi una per il mento e una per la testa qui, che si troverà più o meno qui, suppongo. Ok, quindi dovremo praticamente scalare questa nostra immagine in base a queste linee di riferimento. Quindi CTRL-T, innanzitutto la ruotiamo. Okay. Teoricamente devo ingrandirla leggermente solo, più o meno mi trovo. Mi raccomando, quando ingrandite tenete premuto Alt più Shift in modo da mantenere le proporzioni delle immagini, perché se muovo solo così, guardate, faccio un casino. Non va bene. Allora, ruotiamo un altro po'. Guardate, mi trovo più o meno con le linee della bocca. Le orecchie anche, più o meno. Devo ruotare un altro po', secondo me. Guardate, qui mi trovo perfettamente con il lobo, la bocca, il naso e il taglio dell'occhio e anche la testa. Perfetto. Quindi non ci rimane altro che dividere questa immagine. Per farlo è molto semplice. Possiamo, allora, innanzitutto utilizziamo lo strumento taglierina. Quindi diminuiamo tutto questo riquadro. Allora, poi potremmo fare, o utilizziamo questa immagine come riferimento sia per la faccia che per il profilo, oppure ne creiamo di nuove semplicemente facendo così. Allora, guardate questo punto qui che si trova al centro del riquadro tagliato, lo dobbiamo far risultare più o meno al centro del viso. Quindi diamo ok. E salviamo questa prima immagine, quindi salva con nome, riferimenti sempre, quindi faccia, lo salviamo in JPEG, ok, torniamo indietro con CTRL-Z, scusate, CTRL-Alt-Z, e ritagliamo questa volta il profilo, più o meno. Sempre quel cerchietto lo facciamo risultare più o meno al centro della testa. Più o meno qua. Ok. Quindi file, salva con nome, JPEG, profilo. Ok, a questo punto abbiamo i nostri due riferimenti. Quindi non ci resta altro da importare queste immagini in Maya. Ok, ci troviamo all'interno di Maya e io vi consiglio, la primissima cosa da fare, soprattutto se avete utilizzato da poco Maya, di fare due piccoli passaggi. Allora, il primo è andare qui in Windows, Setting Preference e Hotkey Editor. Andate qui in Modify e cercate Center Pivot e gli assegnate come tasto Alt Z, o meglio, io mi ci trovo bene con Alt Z, quindi se non l'avete mai fatto potete inserire anche voi Alt Z. Questo è il primo passaggio. E poi un'altra cosa, sempre in Setting Preference, dovremmo cercare Undo. E quindi attivatelo con on e quella coda mettete infinito. Una volta fatti questi due passaggi, salvate e abbiamo inserito due opzioni che ci serviranno tanto. Allora, per iniziare in Maya, la prima cosa che dobbiamo fare è creare un nuovo progetto. Quindi andiamo in File
Andiamo in project. Penso nuovo. Aspetta. Sì, non trovavo il. Allora, in file, project window, editate dove vogliamo creare. Quindi gli date una cartella. Allora, prima di tutto gli diciamo che deve essere un nuovo file, quindi nuovo. Gli diamo il nome, quindi Tom Cruise. Oh. Gli diciamo dove. Quindi io ho creato una cartella di nome Tom Cruise. Quindi selezioniamo la cartella e tutto il percorso. E questi li lasciamo così di default. E accettiamo. Perfetto, quindi abbiamo creato una serie di cartelle che ci serviranno, quindi potremmo anche salvare una scena vuota. Quindi salva come. Lui praticamente andrà ad inserire nel nostro percorso tutti i salvataggi, quindi la chiameremo testa salva. Perfetto, quindi ora dovremo inserire le immagini di riferimento, ma questo lo facciamo nel prossimo tutorial. Spero vi sia piaciuto questo primo tutorial, questa idea comunque di voler realizzare una testa poligonale e spero mi seguirete. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, commentate e iscrivetevi. Ciao ciao!